benvenuti nella quarta puntata di Lib. Scusate la ripresa ravvicinata, ma fa caldo, sto in mutande, non mi sembra il caso. Oggi ci occuperemo principalmente di leggere la creazione di Adamo ed Eva, il peccato originale. Prima di fare questo però dobbiamo prendere in considerazione una figura importantissima e strettamente legata a questo racconto, che è una figura controversa quanto misteriosa, una figura mitica che in qualche modo ha influenzato tutta una serie di proprio l'immaginario di angoscia e di colpa, diciamo, del mondo occidentale. Gesù. Tutti sanno naturalmente la storia che narra di questo Gesù, di questo figlio di Dio, che poi in realtà è Dio stesso, che non c'è, in realtà non si è mai capita bene questa cosa. Ci hanno fatto pure un concilio nel 325 d.C. proprio per mettersi lì e spiega bene sta cosa della Trinità, ma non ci sono riusciti. È sempre suonata come una grandissima supercazzola, anche perché poi leggendo il Vangelo notiamo che Gesù non si definisce mai Dio, anzi si definisce spesso inferiore a Dio. Addirittura in un passo degli Ebrei troviamo scritto che Gesù è inferiore agli angeli, quindi proprio questa cosa della Trinità non gli è riuscita bene. Comunque la figura di Gesù è appunto strettamente legata al racconto di Adamo ed Eva. Infatti sappiamo che Gesù si è sacrificato per salvarci, si è sacrificato per toglierci la macchia del peccato, si è sacrificato per i nostri peccati, per liberarci dal peccato originale. E non si capisce perché siamo ancora messi così, ancora se battezziamo, ancora siamo peccatori e quantomeno a essere buoni buoni la morte è stata inutile. Ma questo mito, questa figura che ci è stata imposta nel corso dei secoli ha in qualche modo influenzato le generazioni, proprio è arrivato fino a un punto di evoluzione delle coscienze, quantomeno del mondo occidentale, di milioni e milioni di persone. Quindi possiamo dire che quantomeno questa figura ha lasciato qualcosa, ha lasciato un messaggio che ha influenzato la nostra società. Stiamo parlando infatti del senso di colpa, questo enorme macigno del peccato, che siamo tutti peccatori, tutti egoisti, tutti malvagi, che però possiamo essere buoni e persone valorose solo grazie esclusivamente all'amore di Gesù, altrimenti non valiamo un cazzo. È un po' come quando quelle società finanziarie entrano nelle società pubbliche e iniziano a dividere, allora gli utili sono privati e il debito è pubblico. È diciamo un po' questo l'atteggiamento della religione sugli esseri umani. Oltre il senso di colpa c'è un altro lascito, forse diciamo il più importante e funzionale, ovvero la speranza. Non c'è niente di peggio della speranza che lascia questa religione per le popolazioni. Infatti è quella speranza che nonostante in questa vita tu te stai a mangiare pane e unghie, puoi sempre sperare che dopo nel regno dei cieli riceverai tutto quello che in questa vita non ti è stato dato. E quindi il concetto è non sii buono, non ribellarti, sii mansueto, sii umile, sii povero, non lamentarti della sofferenza, perché Gesù ha sofferto per te, ha sofferto per te, e quindi stai buono, non te lamentare, state zitto, che intanto noi mangiamo e se ingrassiamo coi sordi tua. Ma dato che siamo in tema, affrontiamo un attimo la questione della storicità di Gesù. Sì, perché anche per quanto riguarda magari la figura di Dio, lì il discorso è un po' personale, se ne può discutere, ma è tutto insomma un po' evanescente, non si può arrivare magari a una definizione. Ma invece per quanto riguarda la storia di Gesù, la figura di Gesù, lì le prove si trovano, le prove ci sono, infatti ci sono le prove che Gesù non è mai esistito. Infatti di tutti gli storici che erano presenti durante la presunta vita di Gesù, nessuno ne fa menzione. Tutti quelli che in qualche modo, tra virgolette, ne parlano sono postumi la sua morte, ma la maggior parte non parlano mai di Gesù, parlano dei cristiani, considerandola una setta che porta avanti una pericolosa superstizione. Le uniche tracce in cui troviamo il nome di Gesù, però effettivamente ci sono, sono negli scritti di Giuseppe Flavio, uno ebreo poi romanizzato, lì effettivamente ci sono alcune righe di tutti i libri che ha scritto Giuseppe Flavio, ci sono solamente in realtà due righe che parlano della figura di Gesù e ne loda le straordinarie
della straordinaria saggezza e insomma la sua straordinaria vita. Peccato che in realtà poi gli studiosi hanno scoperto che queste righe sono un falso medievale aggiunto poi postumo agli scritti di Giuseppe Flavio. Va detto male, mi dispiace. Ma in realtà è poi proprio andando a leggere la Bibbia, ovvero nel racconto di Adamo ed Eva e del peccato originale, che possiamo intuire che non c'è proprio il motivo della venuta di Gesù Cristo sulla terra, perché manca proprio il peccato originale. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Aggiuda la baffa. Ma ecco che iniziando questo racconto arriveremo anche a capire le enorme incongruenze bibliche. Infatti abbiamo lasciato Dio che aveva creato l'uomo nel sesto giorno, poi abbiamo letto del settimo giorno, ma ecco che di nuovo dice: quando il Signore fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra. Nessuno lavorava il suolo, quindi fece salire la terra, dalla terra l'acqua nei canali per irrigare il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un anello di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Quindi in realtà l'aveva creato già il sesto giorno, aveva già creato l'uomo e la donna, ma qui invece si ripete di nuovo, perché in realtà le tradizioni della Genesi sono due, cioè quella appunto eloista e quella javista, che è quella poi adesso che andremo a leggere, che narrerà in dettaglio la creazione di Adamo ed Eva. Andiamo a leggere. L'uomo nel paradiso terrestre. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Innanzitutto diciamo che Eden in realtà è Gan Eden e significa giardino recintato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi gli alberi in realtà sono due. Andiamo a leggere le note, perché ci dicono che l'albero della vita indica l'immortalità, e quello della conoscenza che invece è quella che compete soltanto a Dio, che giustamente per i religiosi è giusto che la conoscenza sia competenza esclusiva di Dio, perché l'uomo è insomma ci piace ignorante, insomma, no, come dire, perché diciamo che perché effettivamente più sai e meno ti fai infinocchiare. Il racconto continua: un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison, esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro e l'oro di quella terra è fine, qui c'è anche la resina odorosa e le pietre tonici. Il secondo fiume si chiama Gihon, esso scorre intorno a tutto il paese di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre ad oriente di Assur, e il quarto fiume si chiama Eufrate. In realtà appunto questo giardino dell'Eden, questo paradiso, è collocato sulla terra. Conosciamo il fiume Tigri e il fiume Eufrate, gli altri fiumi poi sono stati studiati, individuati, fino ad arrivare ad una presunta collocazione di questo fantomatico giardino. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. E anche qui prendiamo questo Dio che crea l'uomo per lavorare. Questo racconto infatti è una copia, una rielaborazione di un racconto sumero, appunto, della creazione di Adamo ed Eva sumeri, in cui le divinità crearono l'uomo proprio perché si erano rotte di lavorare e crearono appunto l'essere umano perché lavorasse per loro. Quindi anche qui ritroviamo anche questa similitudine nel fatto che Dio crea l'uomo per lavorare. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Attenzione, colpo di scena, qui noi la sappiamo tutta la storia, e effettivamente a mentire non è stato il serpente, e abbiamo un Dio bugiardo. Poi arriviamo alla creazione della donna, e il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. Ecco qui proprio diciamo un'altra incongruenza con il racconto dei sette giorni della creazione. Qui si mischia tutto, stanno a fare un papocchio. Diciamo, in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Quindi noi ci immaginiamo, no, questo Adamo che lì vede: ma quell'agnello, questo è l'agnello di Dio,
questo è il maestoso pavone, questo è il pavone di Dio, questo è il porco, questo è il porco. Dice così, l'uomo impose i nomi a tutte le bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, no? Quindi inizia a creare la donna, perché diciamo che Adamo degli animali non trovava qualcosa che gli fosse simile. Quindi se domandiamo un attimo che ci faceva Adamo con gli animali, ma non siamo qui a parlare di zoofilia e andiamo avanti. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli torse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Qui troviamo un'operazione molto strana, perché effettivamente questo Dio che crea tutto dal nulla, poi per creare una donna fa qualcosa di molto concreto: addormenta l'uomo, gli estrae la costola e poi richiude la carne. È una vera e propria operazione chirurgica. Ma non ci addentriamo in questi particolari, ma sono molto interessanti. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto dall'uomo, plasmò la donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa, e la chiamerò donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non provavano vergogna. Non provavano vergogna. Scopriremo poi perché provarono vergogna. E arriviamo adesso alla tentazione, alla caduta. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore. E come abbiamo già detto, se lo poteva evitare fare il serpente. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Attenzione, non c'era il frutto, non c'era l'albero della conoscenza in mezzo al giardino, c'era l'albero della vita. E quindi qui c'è un po' di confusione. Il testo è scritto malaccio, quindi diciamo che questo Dio non ha fatto poi l'editing finale su ciò che ha trasmesso agli scribi, oppure c'è un po' di confusione, non si sa effettivamente quale albero questi due abbiano in realtà mangiato. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, ed è vero, anzi Dio sa che quando voi ne mangereste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. E il serpente non ha fatto nessun inganno, ma ha detto soltanto la verità. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora s'aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Che cosa apprendiamo da questo passo? Innanzitutto non esiste nessuna mela. Avete letto mela da qualche parte? Ho letto mela? No, la mela se la sono inventata, come del resto tantissime altre cose. Ma che cosa c'è che non quadra? Beh, innanzitutto Adamo ed Eva prima erano nudi, no? Erano nudi e dopo aver mangiato il frutto della conoscenza si coprirono appunto i genitali, no? Perché che cos'è che effettivamente hanno fatto? In realtà l'espressione mangiare il frutto è riconducibile all'atto sessuale. Infatti sappiamo che dai racconti sumeri, appunto in realtà nel giardino, no? In realtà il dio che teneva il giardino era Enlil, e il dio rivale, fratello di Enlil, era Enki. Enki è anche indicato come serpente, ed in realtà Enki, per appunto andare contro il fratello, donò a questi Adamo ed Eva sumeri la capacità di riprodursi. Ed effettivamente sembra questo il racconto: Adamo ed Eva che scoprono che potevano zifonare, e una volta che hanno scoperto si sono coperti, mentre prima non sapevano cosa fosse l'atto sessuale, e infatti giravano nudi tranquillamente, no? Sembra un po' quel pudore che diciamo che quando si è piccoli non si ha, infatti magari si è nudi davanti ai genitori senza alcun problema, e poi crescendo e scoprendo appunto la propria sessualità ci iniziamo a coprire di fronte anche ai genitori, come fanno Adamo ed Eva con Dio. Ma andiamo avanti, perché è ancora più interessante. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino all'albrezza del giorno.
cioè Dio che passeggiava, cioè udirono proprio i rumori di Dio che passeggia. Quindi questo Dio evanescente è un'altra prova, questo Dio spirituale non esiste, Dio è in carne e ossa, infatti passeggiava la brezza, no? Questo Dio col vento nei capelli che passeggiava, loro sentirono il rumore e infatti si andarono a nascondervi. L'uomo con sua moglie si nascosero al Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e disse: dove sei? Ma questo non era onnisciente? Cioè, basta nascondersi dietro un cespuglio e Dio non ti vede. Quindi ragazzi, mi raccomando, zaganelle dietro i cespugli, tanto Dio non può vedervi. E Adamo rispose: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. E Dio riprese: che ti ha fatto sapere che eri nudo? Quindi Dio non sa un cazzo, fa sempre domande. Hai forse mangiato dall'albero che ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo rispose: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dall'albero e mi ha dato all'albero e io non ho mangiato. Spione di merda. Il Signore disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Sembra un po' la storia della politica italiana, questo scaricabarile continuo. E allora leggiamo che allora il Signore Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame, più di tutte le bestie selvatiche, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. E il serpente disse: ma io sono già un serpente, già striscio. Io vorrei un'amicizia tra te e la donna, la tua stirpe, eccetera, eccetera. Poi passa, diciamo, alla donna e dice: io moltiplicherò i dolori delle tue gravidanze, con dolori partirerai i tuoi figli verso... E quindi qui apprendiamo infatti che dopo aver mangiato il frutto, la donna dovrà partorire. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie che ha mangiato, insomma, che l'albero non deve mangiare, salirà maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai cibo, eccetera, eccetera. E poi infine gli dice: finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e polvere ritornerai. E quindi qui già escludiamo una spiritualità che manca anche nel tutto il resto della Bibbia, ma qui Dio dice proprio che polvere eri e polvere ritorni. Punto. Poi leggiamo che il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì. E il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato... Ecco, attenzione. E il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi. Il Signore Dio unico, assoluto, disse: l'uomo è diventato come uno di noi. Ricordate il fatto di Elohim, che era una parola plurale, anche perché sono racconti ispirati a testi politeisti, di culture politeiste. È diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, perché poi ne mangi, che poi ne mangi e ne viva per sempre. Quindi effettivamente sappiamo che Dio ha mandato poi via Adamo ed Eva dall'Eden, perché oltre al fatto che si potevano riprodurre e quindi erano diventati come Dio, ma effettivamente questa è la storia che stanno raccontando, sarebbe mangiato anche dell'albero della vita, sarebbe diventati proprio come Dio, anzi come loro, come gli dei, come gli Elohim di cui questo racconto parla, ma è proprio scritto qui. Ora, infatti lo rileggo: ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dall'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e le fiamme della spada folgorante per custodire la via dell'albero della vita. Quindi Dio mette proprio dei guardiani, diciamo, a proteggere il giardino dell'Eden affinché proprio l'uomo non vada di nuovo lì a prendere dall'albero della vita e insinuare così il potere che queste divinità, questi Elohim avevano sull'essere umano. È tutto molto concreto, Dio mette addirittura un cherubino dalla spada fiammeggiante a proteggere l'ingresso in Eden. Quindi questo era il racconto dei progenitori dell'umanità, e nel prossimo video scopriremo che non erano affatto i progenitori dell'umanità, ma perché c'erano tantissime altre persone. Ma appunto quello che abbiamo appreso è che non c'è il peccato originale, che Dio appunto è confermato in realtà non era uno solo, che Dio, questo presunto Dio onnisciente, non era onnisciente perché fa delle domande, questo Dio che è spirituale, non è spirituale perché cammina, questo Dio è anche un bugiardo, perché in realtà tutto quello che aveva detto il serpente era vero e quello che aveva detto Dio era falso.
e continueremo poi questo racconto biblico per scoprire tutta appunto quella serie di fregnacce che la religione ci racconta. Pronto? Raga, è successo un macello. È successo, sì, se sono mangiati il frutto. Hanno scopato, sì, niente, macello. Tocca inventarsi qualcosa perché sennò qua ci fanno fuori. Ok, allora mezza storia ce l'ho da raccontare, non ti preoccupare. Secondo me prende piede, se fidati, secondo me prende piede tantissimo. Grazie. Ciao, grazie.